siete stati voi generosi, no? Io mi devo fare in campo, poi dopo a me le pagelle lascia un po' il tempo che trovano, nel senso che uno sa quando fa bene e quando fa male, un giocatore lo sa di per sé, quindi poi... C'era qualcosa di diverso nella tua prestazione, la fascia di capitano, cos'è che c'era? L'emergenza? No, sicuramente il momento era che tutti dovevamo fare un qualcosa in più e penso che da questo punto di vista il gruppo ha risposto benissimo, dallo spirito di sacrificio da tutti, ecco, dagli esordienti al più vecchio che ero io, quindi serviva una grande prestazione da quel punto di vista e l'abbiamo fatta, siamo andati sotto immeritatamente e nonostante tutto da quel punto di vista la partita si era messa in salita, perché andare sotto a fine primo tempo non meritando potevamo, ecco, subire il colpo, invece abbiamo reagito molto bene e quando fai comunque delle prestazioni importanti dopo anche la fortuna ti assiste. Senti, non cercavi il colpo forse, cercavi tu l'assist per gli altri, tornare al tuo ruolo di trequartista, no? Ma il gol penso che fa piacere a tutti, ecco, far gol, però quando comunque sai devi ragionare in un contesto di squadra e se c'è la possibilità che tu riesci a fare gol bene, se c'è un compagno messo meglio di te ben venga. E domenica comunque ho giocato in tante posizioni e comunque ero più al servizio della squadra. Ma questo faceva Bologna? Sì, mezzala. Volta hai giocato come giocare a Bologna, no? Come sì, posizione in campo. Sì, sì, giocavo mezzala, sì, in un 4-3-3. Senti, la prima fascia di capitano del Bayern è anche la prima nella tua vita o altro? Sì, sì, mi sa che è la prima. Perché no. Mai avuto una fascia di capitano? No, no. Nessuno si è mai accorto? No, ma la fascia di capitano non è altro che scambiare il gagliardetto la domenica, quindi cioè, per me dal punto di vista il capitano non è quello che scende in campo con la fascia e tutti dobbiamo sentirci importanti e dentro la squadra, poi la fascia è una cosa che è una regola che esiste, va bene. Senti, sul web c'è già chi vorrebbe Brienza capitano per tutto il campionato a posto di Mora. No, ci sono delle gerarchie, ecco, stabilite ad inizio campionato come è giusto che sia, però io ripeto, non è la fascia è per me molto simbolica, ecco. È il dato più importante è come gli esempi che uno dà più che la fascia di campionato. Questa è la vittoria della svolta della stagione? Diciamo che è un po' che noi parliamo di vittoria della svolta e che poi dopo puntualmente fuori casa non riusciamo a dare continuità. Sicuramente è una vittoria diversa rispetto alle altre per come è venuta e per come eravamo. E quindi sicuramente ci deve dare più consapevolezza. Senti, si rifà Ascoli Pari? Sì. Io ricordo la doppietta, io c'ero. Giocavo con l'Ascoli. Giocavo con l'Ascoli. Sì, una doppietta di testa, mi ricordo. No? Sì, un gol di testa, sì. Sì. E allora? Nel lontano 2002. Sì. E allora non venne espulso il portiere a Bayern, no? No, non è più. No, c'era Gillet, ricordo, in porta. C'era Gillet, c'era. Sì. Io non ricordo se ragazzi. Non è neanche ragazzino. Diciamo che ora sono da quest'altra parte, dai. Beh, allora? Ora sono da quest'altra parte, quindi... Una partita speciale. No, è sempre una partita, quando sei un ex comunque in mente i ricordi ti rivengono come giusto che sia, comunque è stata personalmente una bella annata, era una delle prime che facevo un'esperienza importante in Serie B. Vederti giocare, soprattutto più che altro il dinamismo adesso, perché quello della qualità, viene da pensare che sia un peccato che sia andata una scadenza, no? Ho detto quest'anno e il prossimo poi giù, ho vedo bene, poi sì, sì. È cambiato idea dopo? Sì, quest'anno, nemmeno il prossimo. L'ultimo anno? No, vediamo, io non ho un altro anno di contratto, però preferisco, ecco, non fare programmi, ecco, fin quando starò bene avrò l'entusiasmo di continuare sicuramente. Però la risposta che stai avendo con quelle di continuare?
No, no, ma io devo anche accettare e sapere cosa mi dirà il fisico. Questo deve essere bravo io. Cosa ti dice il fisico? No, per ora. Per ora mi dice. Torni a casa e sei morto. Ah, va, quello sì, ci vogliono 2 giorni per recuperare. Quindi, però per ora non mi sta dando segnali, anzi, mi sta dando segnali positivi. Cosa hai detto ai più giovani prima di entrare in campo? Perché hai detto il capitano a un certo punto è il giocatore che dà l'esempio, quello che a prescindere dalla faccia, quello che aspetto, che da guida anche i ragazzi. No? Noi abbiamo avuto un debuttante l'altro giorno come scalera e altri ragazzi. Hai detto qualcosa a questi più giovani? No? Sì, sì, no, abbiamo parlato e li ho solamente tranquillizzati, perché comunque tutti hanno le qualità e le possibilità di poter giocare. E giocare con la massima tranquillità e semplicità, le cose che faceva in primavera può fare benissimamente in prima squadra, perché comunque resta pur sempre una partita di calcio. Sicuramente le emozioni sono diverse, però ecco, lui è stato bravissimo a star tranquillo e concentrato nella partita. Tra Colantonio e Brienza, che rapporto c'è? Mister, ci conosciamo da tantissimo, credo una decina d'anni, la prima volta che ci siamo incontrati professionalmente, quindi c'è un rapporto di stima reciproca e poi c'è il rapporto tra calciatore e giocatore, come è giusto che sia. Ricollegandoci all'Ascoli, abbiamo parlato dei tuoi trascorsi passati, invece l'Ascoli attuale che squadra è? Come dovrà essere affrontato? La partita deve essere affrontata come tutte le partite di Serie B, con moltissime insidie, con la massima concentrazione, nessuno può snobbare nessuno, è un campionato molto equilibrato, quindi sarà una partita difficile, comunque su un campo non semplice, però noi dobbiamo ripartire da questa vittoria con consapevolezza nei nostri mezzi e di poterci giocare la partita a viso aperto. Ti conto anche un certo Cacia. Sì, sì, no, Daniele lo conosco bene, ci ho giocato anche insieme, quindi in Serie B sicuramente è un giocatore che fa la differenza, quindi è uno di quelli che ha fatto più gol in B, quindi è un giocatore da temere sicuramente. No, no, vabbè, col tempo comunque impari tante cose, impari a correre bene, a gestire tutte le energie, a trovarne altre quanto c'è bisogno. Poi il segreto è la professionalità, la vita, quella di allenarsi tutti i giorni, ma non quell'ora e mezza al giorno, due che passi in campo, ma sono il resto della giornata che ti dà la possibilità di arrivare a determinati obiettivi. Quindi hai ragione con Antuano quando ti definisce un giocatore stellare? No, io faccio, è normale per arrivare a certi livelli e star bene, fare il massimo e non lasciare niente al caso, devo fare un determinato tipo di vita, ma quello è normale. Francesco, questo da sempre oppure con il passare degli anni hai capito che per durare hai bisogno di fare un certo tipo di... o da sempre non si mudano per turni, non si c'è tanto per essere chiari? Fortunatamente. Di 20 anni è una cosa di Brienza di 37. Sì, 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 no, ma fortunatamente ecco, ho avuto grandi qualità, ma soprattutto ho avuto una qualità più grande, quella di rimanere, ecco, so da dove vengo, e quello è stato il dono più grande che potessi avere. Franco, personalmente, per la prima volta in questo campionato, sabato io ho visto il Bari giocare da squadra, nonostante le assenze, nonostante l'emergenza, fuori 10 giocatori, grande reazione dopo lo svantaggio sul segnale del primo tempo, una ripresa giocata con grande ritmo, con grande intensità da parte vostra e soprattutto quella voglia di trovare il gol, che poi il Bari ha trovato 2 volte. Allora, mutuando il parole di
speriamo di mettere quante più palle possibili sull'albero, non ne bastano solo due per riempire l'albero, quindi la stella con l'arrivo del mister un po' di cose sono cambiate, penso che la squadra sta più nella partita per più tempo possibile, nell'arco dei 90 minuti. Questo credo che sia un dato di fatto, è normale che quello poi ti dà la possibilità, un po' più di possibilità di poter vincere. Ecco, a proposito del futuro, ovviamente che è tutto da scrivere anche con la prossima, nonostante l'età, piacerebbe chiudere la carriera con la maglia del Bari e poi l'allenatore, tanti dei compagni dicono, no, non parliamo di Brienza, Brienza non si discute, è un giocatore di B, non c'entra nulla, è un giocatore di Serie A. Ecco, questo a parte fatto di così gatti, no? Cosa rappresenta per te? Posso dirti che in questo momento sono decine e centinaia di tifosi che dispensano i cuoricini, quelli della diretta Facebook, soltanto nel vedere le tue immagini in video. Ah no, sicuramente, ecco, attestati di stima nei miei confronti fanno piacere, soprattutto quando li ricevi dall'interno, quindi è una bellissima cosa. Poi mi fa piacere, nel senso che arrivano anche dall'esterno, ma in questo quando sono arrivato, ecco, c'era giustamente un po' di scetticismo nei miei confronti, perché comunque uno se guarda solo la carta d'identità dice che comunque ero un giocatore che potevo essere arrivato, oppure come si suol dire alla frutta, ma ho fatto questa scelta e devo ringraziare il direttore, che in primis è stato lui a volermi qui a tutti i costi, ed è giusto che anche lui abbia dei riconoscimenti in questo momento, perché comunque ci ha messo la faccia ed ero passato come un acquisto non si sa come, quindi mi fa piacere più per lui che per me in questo momento. Io ero e sono consapevole di quello che posso fare. Sulla prima domanda, la possibilità di io ho firmato 2 anni di contratto, l'obiettivo è quello, però io sinceramente al domani penso che nessuno può prevedere il domani, quindi vai. Franco, ricollegando al discorso di prima, credo che tra i tutti, per arrivare a quest'età e ancora decidere le partite, ci sia anche la fame. Io ti ho visto recuperare in occasione del primo gol un pallone scivolato sul difensore avversario che la palla era per vedere assegnato. Ecco, volevo chiedere quanto conta la fame nel calcio campione, arrivare in Serie B e poter fare la differenza. Ma io penso che la fame è la prima cosa che uno debba avere, ma in tutto quello che fa, in tutto nella vita proprio, per raggiungere secondo me determinati obiettivi. Poi è normale che io ho grande passione verso questo lavoro e quindi lo faccio a 360 gradi e al massimo delle mie possibilità. Quindi diciamo che poi dopo ci vogliono, oltre a quello, anche tante altre qualità e tante altre componenti. Visto che si è fatto riferimento all'ultimo anno, per l'ultimo anno, hai già pensato quello che farei dopo fine carriera? C'è un'idea, un progetto attualmente? Sì, sì, no, mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio. Non credo come allenatore, no, non mi ci vedo tanto come allenatore, però mi piacerebbe rimanere nel mondo del calcio. Settore giovanile? Non lo so, forse la mia fortuna che gioco ancora è proprio quella, il non pensare al dopo. Tu avevi Triulzi come procuratore? No. Però Cavani? Cavani, sì. Vai. Franco, volevo chiederti se ti piace il paragone con Totti, con Antonio, in quella partita, è un po' il Totti di Bari. Ma Totti è più grande di me di altri 3 anni, quindi spero, ecco, fra 3 anni che sono ancora in attività come lui adesso. Vediamo. Poi volevo chiederti se hai un messaggio per Maniero, visto che si sta sacrificando tanto, ma il gol, diciamo, stenta ad arrivare da un po' di tempo. Tu che, diciamo, ci vivi insieme con il compagno di Repubblica. No, ci scherziamo anche un po' su questa cosa. Purtroppo è così, nel senso che per l'attaccante il gol è fondamentale, però Righi ora sta ritrovando
la condizione buona, come ha avuto un attimo di appannamento da questo punto di vista, però il gol penso che prima o poi arriverà, perché li ha sempre fatti, li farà. Domenica ci è andato, sabato ci è andato molto vicino, è stato bravo il portiere in quell'occasione, quindi speriamo che già da sabato riesce a sbloccarsi. Peraltro siete due ex, a te non chiedo in caso di gol se non insultare, altrimenti non dovresti insultare contro la vantata delle squadre. Infatti ne ho girate di squadre. Non dovresti mai insultare. Più il Sicano che il Cantorino. Sì. Cantù per... No, ci sono stato fino a 5 anni, credo, poi dopo. Michele? La classifica finalmente sorride per rimanere così ambizioso in zona playoff, che ruolo non sono ma per rimanere. Ora fino adesso siamo stati sempre fuori, ecco, questa è la. Io la classifica non la guardo per ora, quindi penso sia stata forse la prima volta che stavamo dentro, non lo so. Però per rimanerci è normale che devi, e per recuperare posizione devi dare continuità. È l'unico, non ci sono altre strade. Ovviamente significa anche qualcosa di più in trasferta. La continuità viene da, non solo dalle partite casalinghe, ma da tutte le partite. Devi riuscire a fare una striscia positiva di risultati per rimanere più a lungo possibile attaccati. Vai, l'ultima, Pasquale. No, infatti la fatta Michele, volevo chiederti per vincere anche in trasferta, per dare continuità a questo risultato, come bisogna comportarsi, cosa fare di diverso rispetto a quando si fa in casa? Bisogna ripetere le prestazioni che riusciamo a fare in casa e portarle in trasferta, e per dire a Verona ci siamo riusciti, poi dopo è maturata la sconfitta, ma immeritatamente. Io credo che se noi riuscissimo a fare delle prestazioni importanti come quelle di Verona, non sempre puoi perdere, e quindi porti a casa il risultato pieno. Grazie a tutti. Grazie.